Dorme tranquilla. A chi lo dici? Non mi sarei più svegliata. Senti, ti va se guardiamo le carte? Devi mettere qualche firma, così quando vado a Napoli presento la domanda. Io non pensavo che sarebbe stato così difficile. Forse è vero. Bisogna essere in due. Beh, certo, in due è più facile. Ma io Alba l'ho vista benissimo. Sta bene, è cresciuta, è serena. E sono sicura che la Lupino terrà conto di questo periodo di prova. Io non mi sento in grado. Ho dei dubbi. E i dubbi sono normali. Io credo solo che tu ti senti un po' inadeguato come la maggior parte dei genitori all'inizio. Ma Alba è stata abbandonata in un ospedale. Guarda dove è adesso. Sono normali i dubbi. Ma non sei un egoista. E stai facendo una cosa bella. La dobbiamo vincere questa battaglia, Luca. Non vuole battaglia. Io non sto facendo la guerra con nessuno. Io voglio solo il bene di Alba. Guarda qua. Hanno scritto diversi articoli. La storia è uscita dal tribunale. Ah, c'è il mio nome. Quello di Alba? No, però sta facendo parlare molto nella comunità LGBTQ. Il tuo potrebbe essere un importantissimo precedente legale per gli affidi dei gay e dei single. Sei stata tu? Cosa? Cioè, ci stai usando per una causa politica? Ma che male c'è? Ma io non voglio che Alba diventi una bandiera del Pride. Grazie per quello che hai fatto. Che tu lo voglia o no, sei parte di una comunità. E quello che stai facendo con Alba potrebbe essere un importante precedente legale per tutti, potrebbe cambiare la storia dei diritti di questo paese. Se rinunci a questa adozione, sbagli per Alba, ma soprattutto per te e per tutte le persone che vorrebbero diventare genitori ma non sono riconosciuti dalla legge.